Sono stati soccorsi in precarie condizioni di salute e curati, ma non sono più in grado di solcare i cieli. Così quattro esemplari di avvoltoio grifone, provenienti da un centro spagnolo di recupero per la fauna selvatica, volteggiano protetti nella nuova area del Parco Zoo Falconara. Una voliera accessibile internamente al pubblico che potrà vivere una magica esperienza full immersion. L'arrivo della nuova specie rientra nel progetto di conservazione, riproduzione e reintroduzione in natura del maestoso rapace. Il giardino zoologico marchigiano avrà infatti il compito di accudire e crescere i nuovi nati che una volta pronti verranno liberati in Sardegna, dove si trova una delle colonie naturali di grifoni più importanti d'Italia. L'area è stata inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco di Falconara, Stefania Signorini, della presidente dell'Unione Italiana Zoe Acquari, Gloria Svampa, e del presidente del Lions Club Ancona, Colle Guasco, Antonio Gitto. Nell'immaginario collettivo, ha spiegato Gioia Gaiot, responsabile dello staff didattico-scientifico del giardino zoologico, al grifone viene attribuito un sinistro fascino, eppure ha un ruolo cruciale nell'ecosistema per il servizio di contrasto alla diffusione di malattie e alla proliferazione di microrganismi pericolosi, che fornisce cibandosi di resti di animali morti. Per questo è stato ribattezzato spazzino dell'ambiente e la sua tutela è essenziale per garantirne la sopravvivenza. Soddisfazione è stata espressa, oltre che dal primo cittadino Signorini, anche dalla presidente Guiza Svampa, che ha ricordato come l'avvoltoio grifone sia segnalato nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione in Italia.